La conduttrice della prova del cuoco fa gli anni, ma qualcosa va storto. Difficilmente Elisa Isoardi dimenticherà il compleanno di quest'anno. Il motivo? La conduttrice, infatti, è stata costretta a fare i conti con una inevitabile battuta di cattivo gusto pronunciata uscita dalla bocca di Claudio Lippi, ospite alla prova del cuoco. L'ex compagna di Salvini ha compiuto 36 anni, quindi ha deciso di festeggiare questo giorno molto speciale per lei insieme ai telespettatori del cooking show di Rai 1. Dopo il breve stop dovuto al Natale, la Isoardi è tornata a condurre il programma culinario più importante della televisione italiana. Nell'ultimo appuntamento, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. La donna, infatti, è stata messa in forte imbarazzo da un ospite. Elisa Isoardi e la battuta di cattivo gusto verso Elisa Isoardi. Il tutto è partito quando Claudio Lippi è entrato nello studio della prova del cuoco, giurato per un giorno nel cooking show. L'artista, come prevede la buona educazione, si è avvicinato alla padrona di casa e l'ha abbracciata e baciata sulle guance. Ma sin da subito qualcosa è andato storto. Infatti qualche istante dopo il conduttore ha detto davanti a tutti di aver sentito della puzza vicino alla donna. Tutta colpa della cipolla che la Isoardi aveva toccato e usato prima durante la preparazione di una ricetta. Ecco perché te li sei giocati tutti. Ha detto Claudio, mettendo in imbarazzo Elisa che si è messa la mano davanti alla bocca. Qualche minuto, forse rendendosi conto di aver sbagliato, Lippi si è presentato in studio con un pacchetto di caramelle alla menta. Lei ci ha scherzato su e ha accettato il dono. Elisa Isoardi, 2018 da dimenticare? Un compleanno da dimenticare per Elisa Isoardi che, in questi ultimi mesi non sta attraversando un buon periodo. Da quando a settembre le è stata affidata la prova del cuoco al posto di Antonella Clerici, i leoni da tastiera l'hanno presa di mira sul web. Anna Moroni ha lasciato il cooking show di Rai 1, così come tanti altri cuochi storici. Per quanto riguarda gli ascolti, i dati non sono incoraggianti, inoltre c'è il continuo paragone con l'ex conduttrice del programma culinario. In più, a peggiorare la situazione è arrivata anche la fine della reazione sentimentale con Matteo Salvini. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.